divinità che si è mostrata proprio nell'ultima assemblea plenaria. Già dall'inizio del mio pontificato avevo il desiderio e la certezza di dover andare, di voler andare al più grande continente cattolico, all'America Latina e naturalmente il Brasile e il Messico sono ancora i punti più importanti. Sulla piazza a Roma i messicani tante volte gridano: padre, venga! E naturalmente il Brasile ha il primato su tutti e per me è una grande soddisfazione che potevo venire con questi due grandi scopi, la canonizzazione del primo santo nato in Brasile, che esprime proprio l'anima cattolica del Brasile con il suo carisma francescano, la sua capacità di riconciliare, di essere apostolo della pace. Mi sembra questo frate così semplice, buono e grande, è una figura emblematica anche in questo momento, con tutti i problemi che abbiamo, che conosciamo, che alla fine è la luce che viene da Cristo, il cuore illuminato, riscaldato da Cristo, dà questa capacità di rispondere a questi problemi, di trovare le vie per rispondere, per aiutare la nostra gente nella fede e nella vita dura di ogni giorno. E l'altro punto culminante è la quinta conferenza plenaria del CILAM, ma abbiamo anche domani l'incontro con i vescovi brasiliani e sono felice di poter incontrare questa più grande conferenza episcopale del mondo con il suo peso grande per la Chiesa Cattolica. Spero che sarà un incontro che ci aiuta tutti, ci ispira e ci dà un nuovo slancio anche missionario. Vediamo il dinamismo dei pentecostalisti, non vogliamo essere superati dal loro calore per Cristo, per lo Spirito Santo, vogliamo essere noi ancora più gioiosi di essere redenti, di conoscere il Signore, di comunicare la nostra gioia, la fede in Cristo e così anche la capacità di aiutarci reciprocamente nella evangelizzazione di ogni giorno e proprio in questo periodo nuovo. Spero che possiamo nell'incontro domani e poi nell'incontro di Aparecida trovare nuove ispirazioni, nuovo coraggio e nuova gioia per l'evangelizzazione. Vorrei naturalmente anche dire grazie alla comunità monastica, alla parte, a tutti voi cari monaci, per questa ospitalità realmente eccezionale, un servizio realmente che esprime la ospitalità benedettina in modo esemplare. Sappiamo che ospitalità è una virtù fondamentale dei benedettini, Christi hospitem sicut Christum, e ci vediamo realmente trattati in questo senso. Questo anche ci incoraggia che il carisma monachesimo, il carisma di San Benedetto è ancora vivo e apre le porte al futuro. Anche sentito con grande soddisfazione che c'è una facoltà di filosofia in questo momento di un laicismo molto aggressivo che vuole occupare tutto il mondo intellettuale e far pensare che la fede sarebbe solo sotto il livello dell'intellettualità, di avere una facoltà che apre la ragione ai più grandi orizzonti, che poi ci aiutano a conoscere Dio e a vivere secondo Dio e a capire anche la ragionevolezza della nostra fede. Grazie per tutto questo. Ho pensato di portare un piccolo dono alla conferenza episcopale brasiliana, $200,000 per il progetto Amazonia. Posso consegnarlo? Il nome da Amazonia. L'arcivescovo di Manaus è diventato molto felice. La sorpresa, Thank you.
2 Millionen Kinder. Was ein Segen für die Armen und dann auch für die Kranken. Ja, das ist. Und ein Indianer hat mir einen Brief mitgegeben. Habe ich da. Das ist für die Kurse. Ah, also aus ihren Zyklika, ne? Ja. Thank you.
A palavra e a saudação de nosso querido arcebispo metropolitano de São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, da comunhão do Espírito Santo, e seja convosco. Bendito seja Deus e o nosso lindo amor de Cristo. E agora sim. Bendíssimo Pai, parabéns a vocês. Bem-vindo. Sua santidade como a Igreja do Brasil. Seja justamente como o rosto jovem do povo brasileiro e latino-americano e o rosto jovem de nossa igreja. De São Pedro, o pastor universal da igreja. Queira, Santo Padre, abençoar nossa juventude, nossa cidade e todo o povo brasileiro. Yeah.
a paz, uma nova cultura de